Ciao, non so se lo sai, ma ci sono cose che non puoi fare con il tuo corpo. Se fai parte del 99% delle persone cosiddette normali, non importa quanto tu ci prova, non riuscirai a farle comunque. Forse pensi che le cose che sto per mostrarti le puoi fare facilmente. Io dico invece che molto probabilmente non ci riuscirai. Questo perché il nostro corpo è fatto in modo tale che ci sono cose quasi impossibili da replicare. Queste sono 7 cose che il 99% delle persone non può fare. Sei pronto? Vai con la sigla! Numero 1. Il glicking. Questa bizzarra pratica sta diventando di tendenza. È imitata da molti bambini, anche se devo dire che non è poi così esaltante. Glicking è il termine usato per descrivere un modo di sputare. Consiste nel proiettare la saliva dalla ghiandola sottomandibolare all'esterno, dopo averla compressa accuratamente. Tutto questo avviene stimolando le ghiandole salivari sotto la lingua, per sputare un getto concentrato a lunga distanza. A volte questo accade per sbaglio, ad esempio quando sbadigli o quando vai dal dentista. Ma farlo deliberatamente, a comando, è un'abilità che pochi possiedono. Richiede tanta dedizione e destrezza nella lingua. Dai, provaci e fammi sapere! Numero 2. Leccare il gomito. Tutti sanno che il 99% delle persone non può leccarsi il gomito. In più, il 90% delle persone che lo ha scoperto ci ha provato ma senza successo. Hai provato anche questo? Ok, andiamo avanti. Quindi, nonostante le statistiche, il Guinness World Record riceve circa 5 chiamate al giorno da persone che pensano di essere speciali, solo perché riescono a leccarsi i gomiti. Ma va! Numero 3. Muovere le orecchie. Il tuo gatto può farlo, e anche tanti altri animali, ma sono pochissime le persone che riescono a muovere le orecchie. Nel 2006 uno scienziato ha determinato esattamente perché la maggior parte delle persone non riesce a muoverle. Il meccanismo dietro il movimento delle orecchie è sofisticato, afferma Bastian Termeulen in uno studio pubblicato su una nota rivista di neurologia, e aggiunge: a differenza degli altri muscoli facciali, i muscoli delle orecchie dipendono da un'area del midollo spinale, della parte inferiore del cervello, che nell'uomo è poco sviluppata. Chissà, forse sei una delle poche persone che riesce a muoverle. Numero 4. Toccare il naso o il mento con la lingua. Ci sono tanti video su YouTube di persone che hanno una lingua lunghissima. Nonostante questo, non tutte possono toccarsi la punta del naso o il mento con la lingua. Una delle persone che può farlo è Jane Simons, dei Kiss. Nella maggior parte dei casi, le persone che riescono in questa impresa sono affette dalla sindrome di Ehlers-Danlos, che è un disturbo del tessuto connettivo. Ora ci stai provando, dimmi la verità. Numero 5. Starnutire ad occhi aperti. No, non puoi starnutire con gli occhi aperti. Beh, almeno senza forzarli, tenendoli aperti con le mani, ad esempio. E lo sai perché? Perché quando starnutisci, il sistema nervoso dello starnuto che si trova nel cervello invia impulsi motori coordinati lungo i nervi, che controllano i muscoli dell'addome, del torace, del diaframma, del collo, del viso, delle palpebre e dei vari sfinteri, così come le mucose e i vasi sanguigni del naso. Tutto questo avviene automaticamente e con una precisione e una coordinazione incredibile. Ora so cosa stai pensando. Adesso ci provo, magari tenendo forzatamente gli occhi aperti. No, non lo fare. Potresti danneggiare gli occhi irrimediabilmente. Addirittura ci sono casi di distacco della retina. Numero 6. Infilare la mano in bocca. Le persone che riescono a mettersi la mano in bocca sono una rara anomalia. Per tantissime persone è un'impresa quasi impossibile. La maggior parte della popolazione mondiale riesce a tenere solo la metà o appena un quarto della sua mano in bocca. Uno studio però ha dimostrato che chi riesce a inserire l'intera mano nella bocca di solito possiede una grande bocca e mani molto piccole. Svelato il mistero. Numero 7. Mangiare la cannella. La cannella non è altro che la corteccia di un albero sempreverde, che viene macinata fino a ridurla in polvere. È insolubile nell'acqua, quindi non sorprende il fatto che induca una reazione così negativa se ingurgitata. La cannella è molto gustosa se viene aggiunta come aroma al cibo, ma è impossibile consumarla da sola per la maggior parte delle persone.
Chi tenta di mangiarla avrà forti bruciori alle mucose orali e violenti attacchi di tosse. Ci sono innumerevoli ragazzi in rete che si sono cimentati nella challenge chiamata Sfida della Cannella, dove viene ingerito un intero cucchiaio. Sappi che queste persone hanno rischiato la morte, quindi a meno che tu non faccia parte di una minoranza di persone che possono consumarla, non provarci nemmeno. Oltre alla già citata tosse e bruciori al cavo orale, la cannella può provocare polmonite e addirittura la morte per soffocamento. Uno avvisato, mezzo salvato. Bene, queste erano 7 cose che il 99% delle persone non può fare. Tu ci riesci? Dimmelo nei commenti. E se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti, lasciare un like e condividere con gli amici. Ciao curiosone, a domani!